Allora, eccoci qua, finalmente tornati con un'altra puntata della prima ora. Ma fammi mettere la webcam in maniera decente. Siamo davvero con mezzi abbastanza precari per questa volta. Tutti ci dovremmo essere, perfetto. Allora, per saltare così, ok. Allora, prima premessa importante. Ho messo sul canale, sulla chat del canale Twitch, il link per quanto riguarda la recensione di Simone, che sicuramente ne avrà parlato molto più nel dettaglio di quanto possa fare io, prima di tutto, perché appunto non ho mai giocato Demon's Souls. Non sono nemmeno un grandissimo amante dei Souls, è vero, ho finito Sekiro, ho giocato praticamente tutto Bloodborne, però non sono assolutamente un amante dei Souls, non sono un esperto dei Souls-like, quindi questa qua sarà una live estremamente da profano. Mi vedrete imprecare ogni tipo di cosa e la sfida di oggi soprattutto è quella di battere Antonio e riuscire a superare il primo boss perché appunto il nostro caro Moro ancora, non, mi sembra almeno, non ha superato il primo boss. Quindi di conseguenza l'obiettivo di oggi è superarlo e poi percularlo. Allora, nuova partita. In teoria dovrei aver messo di default l'impostazione per quanto riguarda il 4K30. Perché tanto la scheda d'acquisizione non acquisisce appunto oltre i 30 frame per secondo, quindi di conseguenza ho preferito fare questa cosa qui. Allora, dell'editor ce ne frega abbastanza il giusto. Vabbè, nome, chiamiamoci come Simone, insomma. Via al volo, senza perderci troppo tempo. Classe, adesso dovrei mettermi a vedere un attimo gli oggetti. Un salto di leggermente leggero, usa un falcione, un pugnale per gestire situazioni che richiedono ingegno e reazioni rapide. Questo qua mi devo un attimo mettere a leggere 2 secondi. Vediamo un po'. Il ladro riesce a fidarsi all'astuzia, poi non ho idea di cosa significano le stats rispetto al gioco, quindi comunque è un bel salto della fede in questo momento. Lui, già dal fatto che si è abbassato la postura, evidentemente è un personaggio estremamente pesante, quindi lo evitiamo. Cavaliere, soldato. Io direi a questo punto. Ma sì, equipaggiamento leggero, che non ci sbagliamo mai. Elisir aumenta temporaneamente la velocità di recupero dell'energia. L'altro, in teoria, in Demon's non ci sono ancora le fiaschette. Quindi non ricordo, ma non so minimamente come funzionasse il sistema relativo agli HP. Quindi vedremo un attimo come funziona. Rigenera gradualmente parte dei PM, beh, se utilizziamo la magia. Migliora la scoperta degli oggetti. Magari questo. Va bene, ci frega abbastanza giusto, completare il personaggio. Via. Reallant il dodicesimo, incanalando il potere delle anime, portò una prosperità senza precedenti nel nordico regno di Boletaria, fino a che una densa nebbia incolore avvolse la terra. Boletaria restò isolata dal mondo esterno e coloro che osarono penetrare nella nebbia non fecero ritorno. Ma Vallarfax, delle nobili zanne gemelle, si liberò dalla nebbia e rivelò al mondo la disgrazia di Boletaria. Preferì Vabbè, questa scena di intermezzo iniziale, che il vecchio chiamiamola scena di Reallant avesse intermezzo, insomma, arrestato l'antico e particolarmente aggredito statica, la però. bestia che dorme sotto il Nexus dal suo sonno eterno e che era dilagata una nebbia incolore, foriera di terribili demoni. I demoni braccavano gli uomini e li In spogliavano pratica della sono dei loro concept anima. animati più che una Coloro scena che di intermezzo. perdevano l'anima perdevano Ho il messo a sonno 30, Tommy, e furono salutiamo attaccati dai il mio amico sai, Tommaso Stio. dagli Comunque, a Vallarfax 30 perché la persuadeva scheda d'acquisizione non va oltre potere i delle 30, anime quindi di dei conseguenza non demoni. aveva senso mettere 60. Almeno l'ho Ogni messo dalle volta che un impostazioni di demone default della tocca PlayStation un'anima 4 umana, e della la PlayStation mano del 5. demone viene Non mi ha dato rimediata nessun di tipo di forza richiesta, vitale cioè nessun tipo di perché prompt il per potere di un'anima selezionare demoniaca matura va oltre questa ogni magia impostazione. Comunque l'ho criminale. messo dal menu della La PlayStation. leggenda prescrive
presto si diffuse. Prodi guerrieri, attratti dalle possibilità, affrontarono la fenditura per raggiungere la terra maledetta. Ma nessuno è mai tornato. Avete fatta una certa, però, effettivamente. Quanto dura questa scena in intermezzo? Via, via, andiamo, andiamo. Giocare il viaggio fino al Nexus? Che sarà il tutorial? Proviamo. Anima coraggiosa che non teme la morte. Io ti guiderò alla fenditura. Così che tu possa riportare l'antico al suo sonno. Se è il tutorial, come mi dice Tommaso, non ci fa male giocarlo. Però sai, mi sembra 60. Mi sembra 60. Cioè, a voi è sicuramente 30, a me sembra 60 però. Quindi proviamo un attimo a vedere gioco. Non mi fa video. Modalità visuale. Cinematiche. Seleziona. Yeah, fatto. Madonna mia, il passaggio dai 60 ai 30 quando lo vedi così cattivo è davvero una roba folle. Ok, quindi R1. Ok, quindi come al solito con i dorsali si attacca. Poi mamma mia, dovrei giocare ai 30 dopo aver visto per 5 secondi 60 è uno stupro. Allora, leggi messaggio. Direzione premuto scatto, va bene. Come al solito, come in Bloodborne, come in Sekiro, come solito loro sistema di comandi. L1 guardia. Ok. Puoi fare anche la perry, no, Tommà? In Demons. Ok. Così ovviamente lo blocco. Madonna santa, che mi stanno massacrando. Ok. Seleziona. Ok, certo, questo è sempre il solito discorso. Yes, R2. R2 però l'attacco pesante. Ah no, R2 dici ah ok. L2 è la parry, L1 è la parata, R1 è l'attacco. Immagino che non ci sia una sorta di backstep o attacco viscerale alla Bloodborne, vero? Manco per un cazzo. Comunque vi dirò, in 1080p, perché lo sto vedendo comunque da un schelato per quanto riguarda... Madonna santa, con quale cattiveria mi stai dicendo? Dicevo, lo sto giocando a 1080 per lo stream, però è comunque un bel vedere. Allora, così immagino l'elisire per aumentare la vita, l'erba crescente immagino per curarsi. Cosa sarà? Triangolo? No. Sarà quadrato? Yes. Mi dà sempre molto ridere come nei giochi di From sia sempre un trial and error per capire come cazzo funzionano i comandi. Qui sicuro arriva qualcosa. Vediamo, leggiamo un messaggio. Usa oggetto, cambia oggetto, a posto. Qua non posso, quindi dovrei scendere da qua, penso. No, scherzavo. Dove devo andare? Leggi messaggio. Scavalca ostacolo. Ah, ok. Perfetto. Non avevo capito. Ah, sì, questa è la stessa. È lo stesso momento che hanno fatto vedere anche nel. E tutto. Dio mio, con quale cattiveria comunque. Comunque ha davvero tanto tempo a caricare per la parry, quindi è un po' inutile, insomma. Cioè, devi avere un timing veramente massacrante per azzeccarlo. Ah, poi comunque gli schivi facile, però. Praticamente gli giri intorno una volta bloccati. Ah.
Ah, ok, mi dicevi R1 dalle spalle per quanto riguarda il backstep. Ok, quindi da qui adesso facciamo così e ci arriviamo in teoria no, non ancora, sempre il tutorial. Questa qua è esattamente la parte che hanno fatto vedere nei trailer. Ok, quindi parare ovviamente mi consuma la stamina. Sembra sensato. Poi le due parate, respinge l'attacco nemico. Dopo la parata, contrattacco. Proviamo un po'. Vai. Vieni a me, caro. Però addio. Vai, riproviamo. È lentissimo, però è davvero poco responsivo. Allora, vai, rifai. Ok. Ah, lo puoi decisamente fare una. Sì, effettivamente l'ho previsto nei video. Lo puoi decisamente fare. Parry e attacco viscerale, diciamo. Sempre riferimento a Bloodborne, eh. Madonna santa del purgatorio. Mi ripeto, ho giocato davvero pochi Souls. Quindi non vi lamentate se faccio delle. Dico delle bestemmie. Non è. Vabbè, però, Dio santo. Lui è cattivello, eh? Decisamente cattivello, devo dire. Dai, va. Guarda il bastardo che ha cambiato. Pezzo di merda. Ok. No, no, sei pure a 30, giustamente sì, a 30 frame, ovviamente il timing è. Cioè, c'è meno responsività, certo, è ovvio. Ok. Vai. Ok, impugna l'arma a due mani. Ah, si può impugnare l'arma a due mani. Ok. Anche se qui di lui non mi rompe il culo. No, vieni. Vieni, attaccami. Perché fai finta di attaccare? Ah, che forse devo attaccare. Ah, ok. L'arma a due mani gli rompe lo scudo. Non avevo inteso. Qua non penso di poterci andare. No, infatti. Quindi possiamo andare su. Carmi, ambia destra, arma sinistra. Ah, c'ho il pugnalino. Che sembra tipo un punto. Un punteruolo, un po' che parole. Se faccio così lo. Impugno e punterò le due mani. Cosa stupenda. Ok. La Madonna. Ok. Andato. Ora andiamo qui, vediamo se magari riusciamo a superare questa fase introduttiva e arrivare finalmente al primo checkpoint e arrivare finalmente a quello che ci interessa, insomma. Spero che non ci sia niente qui oltre questa porta, oltre questa nebbia. Non credo ci sia un boss, però nel dubbio. Madonna, perché sei così cattivo? Non ti ho fatto nulla. Vai, tosso. Ok, è andata anche questa. Ma sbaglio, ho palesemente superato il tutorial. Cioè, a meno che il tutorial è così lungo, ma non ci vedo un senso. Lì c'è un'altra nebbia. Oppure Tommaso mi ha mentito e questo non è il tutorial, è solamente una parte del gioco. Questo mi sa che ci posso scendere, vero? No, no, scherzavo. Ok. Entra nella nebbia e qua ci sarà il primo boss. E infatti c'è il primo boss che mi romperà il culo. Ma così presto arriva il primo boss?
Pensavo che ci avresti messo più tempo. E invece no. E la Madonna però, Dio mio. Non mi è chiaro però per quale motivo arrivi così in fretta. Ero convinto che ci avessi messo... Ah, ok. Anima perduta dal suo involucro partita. Ero qui esattamente per questo. Così che il mondo sia curato. Mamma mia, quanto impregherò qui dentro. Dal suo involucro partita. Che poi io sono abituato da una parte a Sekiro, che è totalmente un altro sistema di combattimento, totalmente un altro gioco, eccetera, eccetera. Da una parte a Bloodborne, che è allo stesso modo, c'ha un sistema molto più dinamico. Qui davvero mi devo abituare in una maniera totale. Figo come hanno implementato l'aptico. Questo è il Nexus. Esso tiene unito il nordico reame di Boletaria. Non potete lasciare il Nexus, ma le cinque arcipietre vi condurranno alle terre esterne. Non potete lasciare il Nexus, ma potete lasciare il Nexus. Ok. Va bene, ok. Lui è... vediamo l'amico Fritz cosa ci dice. Anche tu sei scivolato attraverso la fenditura, eh? Sei venuto per le anime dei demoni o per salvare questa terra ed essere ricordato come un eroe? A caccia di demoni? Prova una delle arcipietre. Ora va. E qui dovrebbe iniziare il gioco, vero? O sbaglio? O ritorno comunque alla precedente? Vediamo. Vabbè, gli NPC, ragazzi, voglio bene, ma tanto non ho ancora, penso, abbastanza risorse per fare nulla, quindi perdo solo tempo. No, no, amico mio, non ci sarebbe senso di servirci. Poi penso che la tipa che mi ha risuscitato sarà quella che... oppure questo altare serve per potenziarmi. Vediamo. Un cazzo proprio. Quindi possiamo, direi, tornare. Eh sì, infatti qua tu ne rimai cancelli di Boletaria. Quindi in pratica quello era una... è una sequenza, tutorial, che fin, cioè che è fine a se stessa? Cioè non lo ritrovo più quel boss? No idea. Questo è il drago che... Poraccio ha una boss fight davvero invecchiata di un male, l'ho... beh, sono spoilerata, ma davvero è una roba tristissima. Cioè, è una figata galattica come monster design, ma... quella boss fight non aggiornata è davvero... è davvero una roba triste. Per un mostro così figo, intendo, eh. Allora, ma... direi in generale più che per un mostro così figo. Allora, queste sono le macchie di sangue che penso sarà l'evocazione dei cadaveri, solita roba. Benvenuto! Questa è la prima... ok, non devo fare nulla questo checkpoint. Tra l'altro Demon's Souls è molto divertente perché non hai checkpoint ovviamente, quindi di conseguenza è una roba... davvero cattiva, insomma. Solo della CP e dopo i boss. Salvi. Lontani sono i tempi dei falò. Madonna, come fate a prendermi? Tra l'altro vorrei capire esattamente come rigenerare la salute e per quale motivo ce l'ho in questo momento bloccata. Vediamo un attimo, aspetta. Ripristino una piccola parte dei punti F, tranne i punti vita. Vediamo, eh. Non c'entra assolutamente un cazzo. Pure ce l'ho limitata la vita in qualche modo? Non lo so.
scudo. Allora, Tommaso, se mi spieghi esattamente come funziona il sistema della vita, che ancora non mi è chiarissimo, mi faresti un grande favore. Perché in teoria pensavo che l'erba mi servisse per quello, e invece no. Comunque hanno un range loro davvero senza senso. Mi pare che è bloccata su quel range, da quanto ho capito. Cioè, a quella sorta di limite non può andare oltre la vita? Non mi è chiaro, assolutamente. Vedremo adesso, comunque. Scopriremo vivendo. Ti ho fatto un bel backstep, anche non volendo. Però stavolta mi ha colpito mentre io stavo facendo il backstep, non mi piace, eh. Ah, matto. Ok. Qui c'è ancora qualcuno, sapevo. Andata. Lì ci sarà un altro, sicuro. No, non c'è un'altra credenza. Incredibile. Ok, ora. Via di qua, vediamo un po' se c'è qualcosa. Prova fuoco. Non credo di avere nulla con cui poter provare il fuoco, o sì? Dubito che sia questo livello di interazione. E infatti non c'è. Possiamo andare avanti. Ok. Dio, però pure girato però. Mi hanno bloccato, aspetta un attimo. Loro li blocchiamo qui, li ammazziamo qui con molta calma. Venite qui ragazzi, dai. Andato. Ok, ora lui lo uccidiamo con più calma. Lì ci sono ovviamente... C'è il dirupo che me lo ricordo. Via. Perfetto. Questo non so cosa sia e non mi faccio minimamente la domanda. Andiamo avanti, ma sì. Mamma mia, quanto ti conosco From Software, quanto? Dietro l'angolo cieco, sempre, infami. Sempre i soliti comunque. Davvero, l'infamia, angoli ciechi, le robe più assurde per fotterti. Ok. Direi che già così sono andato molto più avanti di Antonio in live la scorsa volta. Attenzione. Andato. Andato. Ok. Possiamo andare avanti. Vediamo allora. Qui non c'è nulla. La macchia del sangue. Andiamo avanti. Tanto non so a questo punto, cioè, quale sia l'utilità proprio della nebbia. Cioè, qual è il discorso? Cioè, la nebbia cosa fa a questo punto? Delimita delle zone, ma in quale modo? Non mi è chiaro. Qui, secondo me, mi fotteva con il lancio del fuoco. Sicuro. Ok. Stiamo andando abbastanza spediti, devo dire, eh? Pensavo peggio. Ho sentito un rumore, infatti fate attenzione ai nemici, vuol dire c'è qualcuno qua sopra, sicuro? E infatti c'è qualcuno qua sopra, infami. Maledetti infami.
Quello era davvero stronzo, eh? Quel nemico lì dietro era davvero una roba cattiva. C'era un altro lì sopra. Vabbè, però, questa roba qui è davvero, davvero cattiva. Allora, possiamo utilizzare la loro stessa arma, direi. Quindi, oggetti che non so se posso metterla. Sì, che posso metterla qui. Quindi, bomba incendiaria. Ora, ci ricarichiamo un attimo la vita. Bomba incendiaria con quadrato io la lancio. Perfetto. Ora corriamo perché lui se non mi ammazza. Ve l'ho detto molto in fretta, il bastardo. Madonna santa, quanto mi stavano per ammazzare. Vabbè, scherzavo. Ora te muori, molto male. Che cazzarola. Madonna mia, che angoscia. Va bene, mi accontento ugualmente. Ho preso danno e mi accontento ugualmente. Ok. Lui rimane lì, ma sinceramente anche abbastanza sti cazzi. Possiamo andare avanti. Questo è il dirupo? No, no, non c'entra niente. Non so come accederci qui, però. Ah, forse così. No. Perché non me lo fa fare? In teoria. No. Mi sembra chiaro che non funzioni così. Forse così? Ok. Qui quanto moriamo. Fa attenzione a soldati, grazie amico mio, non l'avrei cioè, mai scommesso che c'era qualcuno qui. Allora, tra l'altro l'elisir a che serve? Recupera contemporaneamente l'energia più velocemente. Potrebbe essere utile, ma non penso molto adesso. Pietra affilatrice serve per gli oggetti, vabbè, per le armi penso. Per lo stato delle armi. Ok, allora, elisir. Ci potenziamo un minimo la stamina. Penso possa avere senso adesso. E via. Andato. Andato anche questo. Attento a trappole, addirittura. Pure le trappole adesso. Sta roba mi mette davvero angoscia che so già c'è qualcosa qua. E invece no. Ok, possiamo andare su. Lì non ci vado perché devo fare il giro del mondo in 80 giorni. Leggi messaggio. Ah, c'è la. Che non ho capito io. Ha pure preso, il bello che lo sapevo pure. Ok. Sto infame. Ah, bastardo. Andato. E questa parte direi che l'abbiamo fatta. Leggi messaggio. Lui lo ammazziamo subito perché c'ha la balestra. Poi vediamo se c'è qualcos'altro qua dietro, ma non credo. Vediamo un po'. Cavaliere di merda. Ah, Madonna santa, mi ha rotto la guardia, bastardo. Ma si può. Cosa? Si può curare lui? Davvero? Ok. Perfetto. Cosa ho sentito? Sento vagamente rumori di mostri in lontananza. Leggi messaggio. C'è una scorciatoia più avanti. Ok.
Quindi magari io se vado qui avanti, sperando che non mi stanno fottendo gli utenti, sperando questo, che può esserci qualche sarico infame. Ok. Ah, forse sblocco, sì, forse che sblocco una porta. Meraviglioso! Questo è davvero un grande momento, devo dire, dei tipi che con la spada mi attaccano e falliscono miseramente. No, no, che fail. Fail. Prima morte, prima morte, ci può anche stare. È peccato però che sto arrivando alla shortcut. Non so però cosa mi collegasse. Vabbè, andata. Adesso rushiamo questo pezzo, magari ci riusciamo anche. Non penso sia così impossibile rushare, vista la staticità generale dei nemici che mi sembra notevole, insomma. Vediamo se riusciamo a evitare di prendere pizze in faccia. E infatti mi sembra che ci stiamo riuscendo. Lo so io, ok. Madonna santa! Con quale skill vi stavi dando tutti? Ok. Possiamo andare, continuare andare su. Lui deve morire. Dio però! Tu mi stai anche inseguendo? Cavolo! Ma che mi insegue? Ah, la nebbia serve per delimitare le zone in cui non mi possono inseguire. Sta roba è cattivella però, eh. Oh, in teoria ancora non ci siamo arrivati qua. Ok, cioè che ci siamo. Sono stupito da me stesso di essere riuscito a fare sta roba. Cazzarola, ok. Incredibile, ragazzi, ho fatto un rush, penso, senza senso. Bene così. È cascato anche il microfono nell'entusiasmo. Ok. Sono anche uscito dalla chat della live. Vediamo se funziona ancora il microfono. Mi sembra di sì. Prova, prova. Yes. Tutto a posto. Ok. Ora ho paura di fottermi di nuovo qui perché davvero prima è stata una cagata di merda per cui sono morto. Continuiamo. Ok. Fa davvero morire come loro muoiono perché si passano lo stato di bruciaccia, cioè di incendiario. Ok, andiamo avanti. Perché lui sta salendo tutte queste scale praticamente. Ma chi sei? Perché? Ora ti aspetto con molta calma perché scusate mi hai ammazzato in maniera inutile, insomma, quindi. Ah, dall'altro. No, no, no. Le perdo le anime. Ok. La chat comunque è aperta, ragazzi, se volete chiedermi qualcosa. Prima avevo messo la rece di Simone, magari a fine live la riposto. Che vi ripeto, era sicuramente. Ah, che avrà sicuramente molta più competenza di me al riguardo, vediamo. Cosa avrei fatto tagliando sti cosi? Ho sbloccato una shortcut? Non penso. Non capisco. Qualcosa devo aver fatto.
Però non ho idea cosa di cosa ho fatto. Qualcosa ho fatto. Se Tommaso è ancora in ascolto, mi potrebbe spiegare cosa ho fatto tagliando queste catene? Non ho idea. Nel dubbio le ho tagliate. Non penso di aver fatto male a nessuno. Ma perché? Cioè, mi ha preso semplicemente perché mi ha colpito da sotto le scale e di conseguenza non, lo scudo non ha retto. Ma perché? Perché sta roba? Ah, porca puttana. Ora, in teoria stavo lì sotto, io non so se sto tagliando le catene in qualche modo sono riuscito, ma non credo proprio che abbia qualche collegamento. Non riuscirò mai a fare quello che ho fatto prima un'altra volta. Non ci riuscirò mai. Forse sì, no, non penso proprio. Dio santo, però sei proprio un bastardo, eh? Nemico di merda. Ok. Dio santo, ok. Qui dovremmo essere. Tanto lui non l'ho bloccato, cazzarola. E loro mi inseguono. Via. Corriamo, corriamo. Santo Dio. Che siete bastardi. Ok, anche questa è andata. Comunque mi piace molto come hanno implementato i feedback aptico, mi sta piacendo molto. Tanto la modalità foto non so come si attivi perché mi serve mettere un attimo in pausa. Ma porca puttana. Sono distratto un attimo e mi stanno rompendo. Ok. Ah, se mi scappa un attimo da qua. Dopo questa mi sa che se non la azzecco devo arrivare tutto da capo, eh. Vediamo. Non mi ero reso conto che c'era un oggetto lì accanto. Io davvero. Ecco, questa è una debolezza che riscontro sempre quando gioco, che so, anche quando ho giocato a Bloodborne o Sekiro. Il fatto che la telecamera si blocca è davvero la roba che ti fa morire più spesso. Non è un discorso di difficoltà o di gioco hardcore, mentre un gioco, cioè, mentre il discorso della telecamera che non riesce a gestire gli spazi stretti. Questo è un problema in generale degli action, ma specialmente nei giochi From. È una roba che capita davvero troppo spesso. Vabbè, dai, facciamo il pezzo da capo, va. Santo Dio. Dobbiamo un attimo prendere un po' di risorse che non ce la facciamo arrivare di un'altra volta fino a su senza senza morire male. Insomma, non penso di riuscire a schivare come prima. Magari rifacciamo questo pezzo, vediamo pure un po' di risorse che mi servono. Roba che hanno questa fatta di attacco continuo è abbastanza fastidiosa. Perché non me l'ha fatto la parry? Qua sono sicuro che il timing l'ho beccato, eh. Ecco, sono io però, eh. Qua sono io. Ok. Però sta gestione della salute mi infastidisce abbastanza, col fatto che non posso ricaricare le fiaschette appena arrivo ai checkpoint, quindi di conseguenza
fiaschette, insomma, o quello che è, balbone al sangue, però insomma, il fatto che non posso ricaricare gli oggetti per la salute prima di arrivare, cioè prima di beccare gli oggetti specifici senza il checkpoint, è una bella rottura di palle. Ok, sfogato. Ah, fanculo! In pratica qua sotto si accede, si apri la porta e accedi dall'altra parte. Questa è la shortcut di prima, vado ad aprirla. Ora che ho un obiettivo potrei riuscirci. Con poca salute però, a me non muoio male, già lo so, io muoio malissimo. Ho davvero poca salute, cazzarola. Vabbè, però santo Dio. No, devo correre, dai. Devo correre e arrivare alla shortcut senza farmi uccidere possibilmente, l'ho detto. L'ho detto. Devo arrivare alla shortcut, ho capito come attivarla. Dai, quella lì che sta là sotto, quella sarebbe davvero una svolta, quindi attiviamo quella shortcut con molta calma. E già sarebbe un traguardo importante per quest'oretta. Però oddio santo, è davvero così, mi urti, qui che c'è? C'è un'altra shortcut questa qua sarà. Non so per cosa però. Allora, vediamo un po'. Torniamo di nuovo su. Serve assolutamente l'erba però. Cioè, droppate erba, nemici. C'era un oggetto per far droppare. Ah no, c'è anche la spezia che mi ripristina gran parte dei punti in magia però, cosa che non è molto utile. Altro voglio capire il motivo per cui posso mettere in pausa la modalità foto, ma la pausa non mi continua a non. Cioè, la pausa standard non mette in pausa il gioco. Cioè, questa roba. Vabbè, in ogni caso. La bomba incendiaria già ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo l'erba mezza, fanculo, non l'avevo vista. Quindi quando ti termina, giustamente non ti ritorna nell'inventario negli slot predefiniti. Ci sta, però, insomma. Non me ne sono reso conto. Possiamo riuscire ad arrivare alla shortcut così, dai, andiamo. Riproviamo a fare la super rushata. Vediamo, lui continua a rompermi le scatole, lo schivo, ok. Comunque mi piace abbastanza come hanno messo l'aptico su Demons, non è male, vabbè, però tu sei sempre il solito stronzo, Dicevo, non mi dispiace come hanno messo l'aptico in Demons, è abbastanza buono. Cioè, è tipo una sorta di Rumble, però si distingue abbastanza dal Rumble. Rumble del DualShock 4 intendo, però. Per chiarirmi. Ci siamo. Schiviamo questo colpo. Ok. Ora andiamo lì. Aspettiamo che lui mi raggiunga. Ok. E poi andiamo avanti. Madonna, quanti sono. Cioè, sono rimasti tutti. Incredibile. Io ero convinto che qualcuno fosse morto. Invece manco per cazzo. Però li ho abbastanza decimati, abbastanza, eh. Cazzarola, devo attivare immediatamente. La bomba, la bomba. Attiva la bomba. Dio
santo. Sta roba che comunque ti insievano in tutte le zone. Cioè, è stronza, è stronza. Ah, porca puttana, quanto mi stai facendo imprecare. Riproviamo. Rimetto la chat della live, che tra l'altro mi era partita. C'è Antonio che mi sta prendendo per il culo su Messenger. Però, Anto, ti vorrei ricordare che te, l'ultima volta che ti ho visto, non avevi nemmeno sbloccato la shortcut e sto cercando di raggiungere adesso. Vediamo se ci riusciamo. Ok. Lui è sempre lo stronzo. Poi appena arrivo su, mi metto con le bombe incendiarie, Dio santo, De sei sempre il solito bastardo. Con le bombe incendiarie mi metto e le aspetto, così li ammazzo tutti con col danno da fuoco. Dovrei riuscire, in teoria, vediamo un po' se è più teoria che pratica, però in teoria dovrei riuscire, vediamo. Salta, ok. Siamo tornati un'altra volta qui. Ok, vediamo se adesso riesco a gestirli con la bombe. Penso di sì, però. Vediamo. E una andata. Anzi, no. Andati, andati due. Ah, no, lui non è manco andato. È proprio come mi prendeva. Andato anche lui. Ci siamo? Ci siamo. Perfetto. Oddio, è partito il dissing con Antonio su chi riesce ad arrivare prima dopo il boss. E poi perché ho sparato questa bomba. Ok, allora apriamo questa cazzo di shortcut che ho visto sotto. Allora, che dovrebbe stare qua sotto, perché mi hanno anche detto i tipi quei messaggi. Quindi ritorniamo, andiamo. Quanto amo sta roba. Che muoiono da soli. Vieni qua. Ah, non mi ha... Pensavo fosse partito, invece no. Ok. Andato. Vediamo, cerchiamo di non morire possibilmente. Le catene le ho già spezzate, però non capisco esattamente cosa mi serva. Spezzare queste catene, ho visto prima. Ok. Vediamo. Loro... Voi quanti siete, cazzarola? Aspetta, aspetta, vi gestisco sempre quelle bombette. Faccio prima. In realtà è andato. Manca solo l'ultimo. È cascato da solo. A posto. Ma perché non è morto? Ha saltato tipo 200... Quant'erano? 20 metri? Non si è fatto niente. Ma perché sta cosa? Ok. Avanti un altro. Lui si è triggerato incredibilmente. Non... No, se muoio qua penso, non lo so, potrei imprecare i santi davvero. Spero di no. Ok. Avevo capito bene, apriamo la shortcut. E già così stiamo un passo avanti a Moro, ragazzi. Attenzione, già così siamo un grande passo avanti a Moro. Che qui non c'era arrivato la scorsa volta, ha fatto tutto il giro per arrivare sopra. Ok, e questa è una bella svolta. Quindi possiamo andare su e ritornare
al percorso principale. Tra poco concludiamo, che tra l'altro c'è anche la live di Giovanni tra una mezz'oretta, quindi gli lascio spazio. Tanto se io volessi salvare la partita, non posso. Ok, allora, leggi messaggio, andiamo avanti sempre. Ok, direi che grosso penso l'abbiamo fatto. Allora, io non so adesso se... proviamo arrivare al boss prima di concludere la... la live. Vediamo, allora, qui... non credo si arrivi al boss, sinceramente. Quello sarà sicuramente il percorso principale. Qui non so dove si cade, ma evitiamo di provare. Non lo so. Proviamo ad andare lì, dai. Dice tipo con la balestra, mi metto lì, lo aspetto. Oddio, no, con lui con la lancia già mi sta... Già ho paura di cosa può fare. Vieni qui, dai. Che attacchi mentre non sto vicino? Vabbè, dai, ti meriti questa. Te la meriti. Ora arrivi, eh. Ora arrivi che ti ho colpito, stronzo. Vieni qui. Andato. Ora mi metto qui dietro perché sennò lui mi colpisce. Ok. Ora aspettiamo lui, dai, attacca mentre non mi puoi fare niente. Ok. Qui c'è chiaramente il boss. Oh no? Qui c'è un'altra roba ancora? Che cazzo? Ah, lui mi sembrava un morire normale. Ma santo Dio! Niente. Ci accontentiamo di questa prima shortcut per questa volta. Non so se il boss stava dietro la nebbia lì o meno. Approfondiremo. Siamo andati comunque più avanti di Moro, per cui abbiamo sbloccato la shortcut per salire sopra. E detto questo, direi che possiamo concludere la live. È stata, non penso, una disfatta così importante. Non penso sia stata una disfatta così importante, però magari possiamo rifare qualche altra volta il live, perché comunque con Demons mi sembra divertente. Ho provato a dire ad Antonio di farlo, ma non vuole condividere con voi il fatto di quanto è sega, quindi non farà lui le live, però sarebbe stato molto divertente. E niente, quindi magari qualche altra volta ci riproviamo a giocare a Demon's Souls. Va bene ragazzi, vi lascio che c'è la live di Giovanni, come ogni nostro zietone, come ogni venerdì, quindi vi lascio al suo oretta e mezza solitamente fa di live. E noi ci vediamo prossima settimana con un'altra puntata della prima ora, possibilmente questa volta regolare e non di straforo come questo venerdì. Va bene, non so cosa porteremo, vediamo. Perfetto ragazzi.